La scuola dell'infanzia Mauro Leng dell'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento di Teramo è stata tra le 60 scuole dell'infanzia e primarie di tutto il territorio nazionale protagoniste del progetto Fare Scuola, destinato alla qualificazione degli ambienti scolastici e promosso e realizzato dalla Fondazione Reggio Children e da Enel Cuore Onlus. Gli interventi nella scuola di Via Don Minzoni nel quartiere Villa Mosca hanno riguardato soprattutto l'esterno ma anche l'interno dell'edificio. È stata individuata quindi una scuola, un comune innanzitutto in tutta Italia, che è il comune di Teramo, e poi a sua volta una scuola che è questa di Villa Mosca, che conta oltre 90 iscritti. È una scuola che ha delle peculiarità perché ha degli ambienti esterni che ci portano molto a contatto con il verde, quindi hanno reso possibile anche una progettualità molto particolare che poi chiaramente ha un fine ben preciso, cioè quello di cercare di portare i bambini il più possibile all'aperto e di andare anche a valorizzare e a spronare, a veicolare il contatto che ci deve essere con la natura. E questa è una bella scommessa, perché è l'opportunità di ripensare e ridisegnare il modo di vivere, il modo di conoscere i contesti di apprendimento che sono immaginati per poter innovare anche l'esperienza educativa. Quello che accade a Teramo in una scuola dell'infanzia, in altre città con le scuole primarie, e mettendo insieme poi tanti progetti ci sarà l'opportunità di avere anche una, come dire, un rinnovare la visione di tante opportunità di contesti educativi e formativi per i bambini. Forse c'è una visione nuova dell'architettura per la scuola, per cui si passa dalla scuola chiusa a scatole, di cui abbiamo parlato prima, si passa a un'architettura che fa vivere lo spazio esterno. In questo caso lo spazio esterno è un bellissimo giardino che è stato in qualche modo valorizzato da questi elementi architettonici, e nello stesso tempo la valorizzazione del giardino ha significato anche la valorizzazione d'uso da parte dei bambini di questi spazi.